Questo è il nostro video finale di questa strana avventura che riguarda il muro della nostra scuola. Tutto era cominciato qualche mese fa. Quello di solito è l'ingresso, o meno l'uscita da dove escono i bambini. Guardate cosa c'è. E noi abbiamo deciso di renderlo così. I nostri genitori e i nostri insegnanti ci hanno messo i soldini, però il giorno dopo che abbiamo messo le piante, qualcuno ha sottratto un vaso. Proprio a partire da questa cosa abbiamo avviato una raccolta fondi online e poi abbiamo anche chiesto alle persone di portare delle piante, proprio come ha fatto Giovanni, il primo donatore. Da ieri ho visto il video di questi bambini, sì, che hanno rubato il vaso e onestamente sono andato a letto con il superintendente. Stamattina appena mi sono alzato sono andato a prendere tre vasetti e li ho portati. E poi abbiamo cercato di coinvolgere i passanti. Ah, voi portate una piantina? Sì. D'accordo. Purtroppo subendo anche un po' di nervosismo. Ah, io non posso, vai. Ma è un bambino che le vuole parlare. Non mi interessa. Non può ascoltare? Non mi interessa, no. Ma non sa neanche che cos'è. Noi stiamo facendo una bella cosa. Perché alzo la voce? Sì, leggiri. Comunque, a poco, il muro è diventato un'impresa sostenuta da tante persone. Che bello che state pulendo voi! Bellissima questa cosa! Contribuiamo! Ciao, io sono Fabrizio, proprietario del bar giusto di fronte alla scuola. Ciao, io sono Giovanna e abito qui nel quartiere. E il giorno dopo, dalla finestra della scuola, intravediamo un'altra sorpresa. Allora, abbiamo la novità che dei cittadini stanno pulendo il marciapiede. Avete visto come il bene chiama altro bene, bambini? Sì. Varie associazioni e anche altre scuole hanno dato il loro contributo. Abbiamo un po' imparato a prendersi cura delle piante, realizzando dei mini tutorial. Nelle piante dove ci sono i fiori bisogna mettere l'acqua una volta ogni 2 giorni. Nelle piante senza fiori bisogna mettere l'acqua una volta ogni settimana. Tutto questo ha attirato l'attenzione anche del TG3 nazionale. Siamo in diretta a Palermo con l'inviato. Il muro della bellezza. Fino a 2 mesi fa qua c'erano montagne di rifiuti, adesso i ragazzi della scuola Rita Atria se ne sono riappropriati con fiori, coinvolgendo anche tutto il quartiere. E sono venuti a trovarci il vice sindaco e il presidente della circoscrizione. Abbiamo un'idea di fare un mega murale su tutta la facciata. Che se ne pensi? Questo è un palazzo storico e c'è una soprintendenza che deve dire se questo palazzo storico può accogliere un bellissimo murales, perché lo so che sarà bellissimo, ma bisogna capire se ci diranno di sì. Ma se non si può fare un murales, perché no? Magari dipingiamo qualcos'altro, potremmo dipingere questa pavimentazione per esempio. A distanza di tempo il risultato è stato questo. Sì. La soprintendenza sta facendo... Salve, sono Nico. Cos'è questo microfono? Cos'è questa cosa? Salve. È un problema per la scuola. Allora, andiamo in terrazzo, dai. Il vice sindaco ci ha promesso di dipingere il marciapiede, però ci ha detto che la soprintendenza ha bloccato. La soprintendenza non si è espressa perché aspettiamo che arrivano le cose come devono arrivare. Ci spiegano bene dov'è, quant'è, che colori è. Abbiamo capito che è un problema di comunicazione. Allora ci può fare una promessa? Vi contattate con il vice sindaco. Giambrone, scusa, io qua c'ho una ragazzina, un amore, di una scuola col professore, che mi chiedono del famoso marciapiedi, quello che tu dici che io dico no. Io non è che dico no, io dico che devo vedere i progetti. Il tavolo che noi abbiamo fatto con la sovrintendenza serve a questo. Il vice sindaco è abituato a comunicare con delle riunioni che si chiamano tavoli tecnici. Per quanto riguarda la sovrintendente, lei si aspettava un progetto scritto. Io ti dico invece mandatemi il progetto, così siamo più veloci invece di convocare il tavolo. Siamo più veloci come abbiamo fatto sempre se convochiamo il tavolo. Mi sa che c'è qualche problema. Come risolviamo? Ora io mi farò mandare dal comune il progetto. Vi darò subito una risposta. Cioè, può fare sapere prima della fine della scuola? Ma sicuramente. Oggi la scuola è finita e purtroppo né soprintendente né vice sindaco ci hanno fatto sapere nulla. L'ultimo giorno di scuola è stato un giorno che ci ha fatto tanto male perché abbiamo trovato una brutta sorpresa. Guardate che c'è. No. No.
purtroppo il male chiama altro male. Visto che questa è una scuola, sì. Come mai ha messo la plastica del ghiacciolo lì sul muro della scuola? Cioè, già l'immondizia il campo. Le assicuro che sono stato fatto molto involontario. Siamo molto delusi da questo finale. Non nascondiamo le nostre emozioni, ma la lezione più bella che abbiamo imparato da tutto ciò è vivere a testa alta. Fino a capire che pure se siamo bambini, facendo così, ci siamo dimostrati veri uomini. Forse nel muro tornerà l'immondizia, ma noi abbiamo imparato che, oltre l'abitudine al male, esiste comunque la rivoluzione del bene.